C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda. Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda? Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta. Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata? Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno. Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora? Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo. Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele? No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa. Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo. Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa. Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta, sbirciò dentro la casa e gridò: «C'è nessuno in casa?» Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo. È troppo freddo! Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo. Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me! Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola.
Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò. Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge! Anche mamma Orso guardò nel suo piatto. Qualcuno ha assaggiato anche il mio! E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere. Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto! Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto. Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata. E poi anche mamma Orso si lamentò. Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia. E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile! La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto. Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto! Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere! Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva. Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere? Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso! Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma. Oh, mammina! Eravamo così preoccupati. Stai bene? D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate. Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.
C'era una volta una bellissima principessa che viveva in un grande castello. Un giorno, suo padre, il re, le diede una palla d'oro come regalo di compleanno. Buon compleanno, figlia mia! Grazie mille, padre! La principessa amava quella palla d'oro. Ci giocava tutto il tempo nel giardino. Un giorno, uscì con la sua palla e iniziò a giocarci lanciandola in giro. La principessa arrivò vicino ad un piccolo lago e continuò a giocare con la palla. Ma ad un certo punto non riuscì ad acchiapparla dopo averla lanciata in aria. La palla rotolò via. La mia palla! Oh no! La principessa corse dietro la palla d'oro, ma quella era troppo veloce. Infine, la palla cadde nel laghetto e andò giù nelle acque profonde. Oh no! La principessa si sedette vicino al laghetto e iniziò a piangere disperatamente. La mia bellissima palla! Ora come farò a riprenderla? Improvvisamente sentì una voce. Mia bellissima principessa, perché state piangendo? Si guardò attorno, ma non riusciva a capire da dove venisse quella voce. Quando guardò più da vicino, capì che la voce veniva dal ranocchio che stava proprio vicino al laghetto e la guardava. Il ranocchio balzò verso la principessa e dopo essersi avvicinato le chiese ancora. Perché state piangendo, mia bellissima principessa? La principessa fu scioccata quando vide il ranocchio parlante. Un ranocchio parlante? Ma come? Sono io che parlo, eccomi qua. Ora ditemi di grazia perché mai piangete. Tornando in sé, la principessa iniziò a raccontare la sua storia. La palla d'oro che mi ha regalato mio padre è caduta nel laghetto ed è andata giù sul fondo. Come farò a riprenderla? Il ranocchio si avvicinò ai suoi piedi e fece un'offerta. Mia bellissima principessa, io vi porterò la palla indietro, ma voi in cambio mi dovrete fare un favore. La principessa era curiosa. Quale sarebbe il favore? Se accettate di essere mia amica, io vorrei vivere con voi al castello. La principessa ci pensò e poi accettò l'offerta. Così il ranocchio saltò nell'acqua e sparì. Poco dopo apparve con la palla d'oro e la lanciò alla principessa. Con la sua palla, la principessa tornò felicemente verso il castello. Vedendo che la principessa lo lasciava indietro, il ranocchio le gridò. Mia bellissima principessa, mi avete dimenticato! Dovevate portarmi con voi al castello! La principessa gridò da lontano, ridendo. Come può pensare a un brutto ranocchio come te di vivere con una bellissima principessa come me? La principessa lasciò il ranocchio e tornò al castello. Quella sera il re, la regina e la principessa sedevano al tavolo per la cena. Proprio quando iniziarono a mangiare, sentirono bussare alla porta. La cameriera disse che era arrivato un ranocchio e le aveva detto di essere stato invitato dalla principessa, così chiedeva di entrare. Il re sorpreso disse a sua figlia: «Mi vuoi dire cosa ti succede, figlia mia?» «Beh, vedi padre, ecco». La principessa raccontò ciò che era accaduto quella mattina al laghetto. «Le promesse vanno mantenute, quindi che si faccia entrare questo ranocchio!» Il re ordinò alla cameriera di far entrare il ranocchio. Poco dopo la porta si aprì e il piccolo ranocchio entrò saltellando e si fermò vicino al tavolo. «Buonasera a tutti, signori e signore! Grazie, mio re, per avermi ospitato!»
Con un grande salto, il ranocchio atterrò vicino al piatto della principessa. Lei lo guardava scontenta. Il re ordinò un piatto per il ranocchio, ma lui lo fermò. Non ho bisogno di un piatto, vostra grazia. Posso mangiare da quello della principessa. Il ranocchio iniziò a mangiare dal suo piatto. La principessa era veramente arrabbiata con lui, ma pensò che se ne sarebbe andato subito dopo cena e non disse niente. Ma il ranocchio non aveva intenzione di andarsene. Quando si alzò dal tavolo, seguì la principessa nella sua stanza. Il tempo passò e il ranocchio si addormentò. Principessa, mi piacerebbe dormire nel vostro letto, se questo non vi disturba. Per non far arrabbiare suo padre, la principessa dovette dire di sì anche stavolta. Il ranocchio saltò sul letto e mise la testa sul morbido cuscino. Cercando di non arrabbiarsi, la principessa si distese vicino al ranocchio e dormì. Al mattino, il ranocchio svegliò la principessa. Buongiorno, principessa. Avrei ancora un desiderio. Se voi lo esaudirete, prometto che me ne andrò. Sentendo che il brutto ranocchio se ne sarebbe andato presto, senza dare troppo a vedere che era felice, la principessa disse: «E va bene, dimmi, che cosa c'è?» Il ranocchio la guardò negli occhi. «Gradirei un bellissimo bacio da voi!» La principessa saltò dal letto furiosa. «Oh, ma come osi? Questo è impossibile!» Il sorriso dalla faccia del ranocchio sparì. Al suo posto una lacrima scese sulla sua guancia. La principessa pensò per un po'. «Oh, beh, non è così grave in fondo. Se si tratta solo di un bacetto, tanto poi non lo rivedrò mai più!» Così gli diede un bacio. Non appena baciò il ranocchio, una chiara luce brillante invase la stanza. Con quella luce la principessa non vedeva nulla. Ma poco dopo la luce sparì. La principessa vedeva di nuovo, ma questa volta non poteva credere ai suoi occhi. Proprio dove un momento prima c'era il ranocchio, al suo posto c'era un uomo bellissimo. La principessa era strabiliata da ciò che vedeva. Non poteva credere ai suoi occhi e disse: «Chi sei tu? E cos'è successo al ranocchio?» «Mia bellissima principessa, io sono il principe di una terra lontana. Una strega cattiva mi ha trasformato in un ranocchio. Per rompere l'incantesimo avrei dovuto passare una notte con una bellissima principessa e ricevere un bacio da lei. Mi avete salvato da questo orribile destino di essere una rana per sempre.» La principessa era molto sorpresa, ma anche molto felice di quello che aveva sentito. Entrambi andarono dal re e raccontarono tutto. «Questa è la seconda lezione che la rana ha insegnato a mia figlia. Non dovremmo mai giudicare gli altri dal loro aspetto, senza conoscere la verità su di loro.» Il re ospitò il principe ancora per qualche giorno nel suo castello. Il principe e la principessa tornarono al laghetto dove si erano conosciuti. «Mia principessa, volete sposarmi e venire con me nel mio regno?» La principessa sorrise e annuì, accettando l'offerta del principe. E proprio in quel momento, un suono ruppe il silenzio. Si girarono per vedere da dove veniva il suono. C'era una rana vicino al laghetto che li guardava. Trattennero il fiato e aspettarono che parlasse, ma questo non successe. Entrambi iniziarono a ridere. «Non preoccuparti, piccola rana, sono sicuro che troverai la tua principessa un giorno.» Il principe e la principessa risero e risero ancora. Dopo poco tempo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti.